Sono contento di stasera per due motivi. Innanzitutto perché ho l'occasione di conoscervi e di riflettere insieme a voi. E poi anche per un altro motivo, perché Leonardo mi ha costretto a pensare. Il tema del mio intervento è diritti umani. Diritti umani, devo trattare il tema dei diritti umani nel contesto di un corso che ha come oggetto il volontariato etico. Siccome il nesso tra diritti umani e il tema del volontariato non è esplicito, è evidente, mi ha costretto a pensare, ma io vorrei, io interpreto la mia presenza qui, la mia funzione qui, come ecco, un aiuto che vi posso dare a riflettere, però la cosa importante è che riflettiamo insieme su questo tema, perché ho letto nel manifestino che questi incontri vogliono essere un momento di riflessione e di ascolto partecipato, ecco, mi ha colpito questa espressione, ascolto partecipato, quindi deve esserci partecipazione, un luogo di formazione in cui costruire un sapere qualificato e collettivo. Collettivo significa che lo dobbiamo costruire tutti insieme, il sapere qualificato, al di là delle forme egoistiche di intervento. Perché quindi il mio discorso non risulti una forma egoistica di intervento, io mi auspico che alla fine si diventi più un dialogo che non una lezione dettata dall'alto verso il basso e poi tutto finisce lì. Quindi mi auspico che poi si sviluppi un dialogo. Io casomai proverò solamente a darvi degli spunti sul tema, delle sollecitazioni, per poi riflettere insieme. Ecco, vi dicevo prima che il collegamento tra diritti umani e volontariato non è immediatamente evidente. Mi colpisce il fatto che avete avuto 5 incontri prima di questo, la parola volontariato compare nel titolo di tutti gli incontri, tranne che nell'ultimo. L'incontro di questa sera è dedicato al tema dei diritti umani. Gli altri incontri, SAT 33 anni di volontariato, poi le forme del volontariato, l'economia del volontariato, volontariato e quartieri, volontariato e socioterapia, quindi in tutti i titoli degli interventi compare la parola volontariato tranne che nell'incontro di questa sera. Questo significa che praticamente il nesso che lega i diritti umani al volontariato non è evidente, lo dobbiamo costruire questo nesso, lo dobbiamo costruire insieme. Io, come ho detto prima, cercherò di darvi degli spunti. Ovviamente io ritengo che un nesso ci sia, ci sia possibile costruire un collegamento virtuoso fra diritti umani e volontariato, però questo collegamento non è un dato evidente e comunque si può stabilire questo nesso solamente a determinate condizioni, e io cercherò di spiegare quali sono le condizioni che vanno salvaguardate perché si possa stabilire un virtuoso collegamento tra diritti umani e il volontariato etico. Se vengono meno queste condizioni, il nesso, l'incontro non si dà. Non si dà. Allora, ecco, vorrei chiarirvi in questa conversazione quali sono queste condizioni che permettono al volontariato e ai diritti umani di incontrarsi. Vi posso anticipare che il punto di incontro si dà nel valore della solidarietà. I diritti umani sono uno strumento presente oggi nella nostra cultura giuridica per iniettare nella società, per realizzare, per implementare nella società una serie di valori, tra cui c'è anche quello della solidarietà. E penso che il volontariato etico sia una prassi, una
iniziativa che serve proprio a realizzare nella società il valore della solidarietà. Perché prima ho detto che il nesso tra diritti umani e volontariato non è immediatamente percettibile, non è evidente? Perché i diritti umani appartengono alla categoria del diritto, sono una categoria giuridica. E il diritto, la logica del diritto, è un po' lontana dalla logica del volontariato. Il volontariato si basa su una logica che è fatta di dedizione, di gratuità, di aiuto disinteressato nei confronti degli altri. Questi sono valori che sono un po' estranei al diritto. Il diritto si basa sulla logica del do ut des. Io faccio qualcosa, rispetto le norme, però in cambio voglio qualcosa. In termini, nella maggior parte dei casi, è il semplice fatto di evitare la sanzione e il guadagno che si ha dal rispetto delle norme. Quindi, do ut des, io obbedisco, ma in cambio voglio questo. La logica della gratuità, della spontaneità, del disinteresse, non è la logica del diritto. Per la verità, io penso che anche se mettiamo a raffronto il volontariato con le logiche economiche, qualche problema di coordinamento, di conciliazione, noi lo potremmo incontrare, perché anche la logica economica non è una logica che si sposa facilmente con il volontariato, con la logica del volontariato, il dono, la gratuità. La logica dell'economia è il profitto, il fare per profitto inteso come guadagno, come convenienza individuale. È vero che ci sono adesso docenti, rappresentanti del mondo economico che cercano di far passare una linea diversa. Uno di questi è il professor Zamagni, che è stato qui in uno dei precedenti incontri, che sta facendo un lavoro veramente ammirevole, perché lui cerca di far penetrare nell'economia la logica della gratuità, del dono, che è una logica che è stata sempre estranea alla categoria economica. Perciò sta facendo un lavoro molto innovativo, ma sta incontrando anche delle resistenze, perché la maggior parte degli economisti non concepisce il fatto che all'interno dell'economia bisogna far spazio a questi valori, perché rimangono fermi alla convinzione che l'economia si basa sul valore della ricerca del profitto, punto. Allora, lo stesso problema che Zamagni cerca di approfondire nel rapporto tra etica ed economia, lo incontriamo anche noi che riflettiamo sul diritto. Anche il diritto deve porsi il problema se non debba superare quella logica del do ut des per fare spazio a valori che superano quelli della mera convenienza e che sono valori più idonei a realizzare nella società l'aiuto reciproco, la solidarietà. Una delle strade attraverso cui la cultura giuridica nei tempi moderni ha cercato di superare questa logica del do ut des è quella dei diritti umani. Ecco, prima di chiarirvi quale possibile rapporto può svilupparsi tra diritti umani e volontariato etico, vorrei spiegarvi brevemente che cosa sono questi diritti umani, che rappresentano i diritti umani nella cultura giuridica di oggi, che funzione hanno nella società di oggi e come vengono usati e per fare che cosa.
I diritti umani sono un'idea, una categoria che è nata nel mondo moderno. Nel mondo antico, nel mondo medievale, non si parlava assolutamente di diritti umani. È nel 1600, nel 1700, che prima nelle idee dei filosofi, poi si è cominciato a parlare di diritti umani, poi queste idee dei filosofi hanno trovato applicazione in campo politico, soprattutto attraverso movimenti rivoluzionari, la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, e sono diventate delle categorie che hanno acquisito una valenza anche politica, sociale, giuridica, oltre che filosofica. Attraverso l'idea dei diritti umani nel mondo moderno si è cercato di realizzare una società più giusta. Quindi i diritti umani rappresentano lo strumento inventato nell'età moderna per realizzare una società più giusta, per combattere le ingiustizie, le forme di ingiustizia presenti nella società. Qualcuno potrebbe dire: ma allora nel mondo antico non esisteva la giustizia? Siccome non c'erano i diritti umani, i popoli antichi non avevano neanche lo strumento giuridico per realizzare una società più giusta. No, non è così. Avevano altri strumenti per realizzare la giustizia. La cultura antica, quella greca, quella romana, anche la cultura medievale, non avevano bisogno dei diritti umani per realizzare un minimo di giustizia nei rapporti sociali. Perché? Perché in quelle epoche storiche c'era una condivisione di valori morali che rendeva inutile il ricorso ai diritti umani. C'erano dei valori morali che venivano condivisi da tutti e le norme giuridiche rispecchiavano questi valori morali considerati come oggettivi, che nessuno metteva in dubbio. Nel mondo moderno è accaduto che c'è stata una rivoluzione copernicana. Il mondo oggettivo, il mondo di valori oggettivi, le convinzioni oggettive su cui si basavano le civiltà antiche, si è sgretolato nel mondo moderno e all'oggettivo si è sostituito il soggettivo. Quindi c'è stata un'emersione del soggetto, una trasformazione che Bobbio, in un libro dedicato ai diritti umani, definisce come il passaggio da una concezione organicistica della società a una concezione individualistica della società. Cioè la società si è andata trasformando in senso individualismo. Mentre nelle società antiche quello che aveva importanza era il tutto, la società veniva concepita come un organismo e nell'organismo quello che conta è il tutto, non sono le parti. Un organismo può sopravvivere anche se un organo, una parte viene soppressa. Un corpo umano, anche senza un braccio, senza una gamba, sopravvive lo stesso. Quello che conta è la vita del tutto. La parte non conta, conta molto di meno rispetto al tutto. Così nella società. L'importante era la vita del tutto, non la vita dei singoli individui. E quindi c'erano dei valori oggettivi che i singoli individui non si permettevano di mettere in dubbio. Nel mondo moderno è successo che si è affermata una concezione individualistica. L'individuo ha preso il sopravvento sulla società in senso concepita come un organismo. E quindi c'è stato un rovesciamento di valori, di prospettive. E se in passato era l'individuo ad essere considerato in funzione della società, nel mondo moderno è stata la società a venire pensata come qualcosa che doveva servire all'individuo. Quindi in funzione dell'interesse individuale.
Vi faccio solo notare che nel mondo moderno lo Stato viene concepito come una creazione dell'individuo, non come qualcosa che esiste prima dell'individuo, ma come un prodotto della volontà individuale. In termini tecnici questo si chiama contrattualismo, cioè lo Stato nasce dalla volontà dei singoli individui, sono i singoli individui che decidono di costituire una società civile, uno Stato, perché devono raggiungere determinati interessi. E se lo Stato o il potere politico non corrisponde alle volontà individuali, gli individui possono benissimo disfarsene e costruirne un altro, perché alla base di questa logica c'è l'idea che l'individuo viene prima dello Stato. Questo è l'avvento dell'individuo, della forza dell'individuo su ciò che è oggettivo, su ciò che è organico, su ciò che è sociale, su ciò che è politico. Quindi c'è stato un emergere dell'individuo. In quest'epoca nascono i diritti umani. I diritti umani nascono nel momento in cui si perde l'orizzonte oggettivo. Questo avviene anche nel campo morale. Se in passato c'erano dei valori morali oggettivi condivisi da tutti, nell'età moderna si perde questa unitarietà del mondo morale, e l'emersione dell'individuo porta a far sì che ogni individuo si fa la sua morale, si crea i suoi valori morali, che non sono più condivisi da tutti, ma sono finalizzati agli interessi individuali. Quindi c'è una specie di, poi è stato definito, politeismo etico. Ci sono tante etiche. Perché? Perché emerge la volontà individuale e l'individuo si crea i suoi valori. E quindi tanti, essendo venuta meno la unitarietà oggettiva della morale, si creano tante morali quanti sono gli individui potenzialmente. In questo campo, in questa epoca, nascono i diritti umani. Devo fare un'altra premessa, ecco, che riguarda il rapporto fra il diritto e la morale. Mentre nell'età antica il diritto coincide con la morale, le norme giuridiche e le norme morali sono la stessa cosa. Non si concepisce un diritto che sia staccato dalla morale. Nell'età moderna il diritto e la morale vengono staccati, come avviene anche per la politica. Machiavelli stacca la morale dalla politica. Un conto è la morale, un conto è la politica. Così avviene anche nelle concezioni giuridiche. Un conto sono i valori del diritto, un conto sono i valori della morale. Il diritto vale per la sua parte, la morale va per la sua parte. Quindi c'è una separazione tra il giuridico e il morale. Però la separazione tra il giuridico e il morale è una cosa molto pericolosa, come anche pericolosa l'operazione di staccare la politica dalla morale, e adesso stiamo pagando le conseguenze di una politica che si è resa autonoma dalla morale. Il diritto staccato dalla morale si trasforma nel diritto del più forte. Quando il diritto non ha più le sue radici nella morale, rimane come uno strumento di forza, esattamente quello che diceva Marx. Marx diceva che il diritto e lo Stato sono strumenti di violenza. Perché? Perché nella società analizzata da Marx il diritto diventa lo strumento attraverso cui la classe dominante tiene soggiogata la classe subalterna, e quindi è uno strumento di violenza, è lo strumento del diritto del più forte, come aveva teorizzato già un sofista greco che si chiamava Trasimaco, che è rimasto famoso per aver teorizzato che il diritto non è nient'altro che il diritto del più forte, la legge non è nient'altro che il diritto del più forte.
Quindi non c'è nessuna giustizia nel diritto. Nella società le norme le fanno coloro che comandano sono i più forti nella società e quindi il diritto rispecchia direttamente o indirettamente gli interessi del più forte. Ecco, in una situazione di questo genere, l'idea dei diritti umani è stata utilizzata per evitare proprio questi errori, per evitare l'errore di un diritto che si rende assolutamente indipendente dalla morale e quindi finisce per diventare il diritto del più forte, e anche per tenere vivo il collegamento tra il mondo giuridico e una serie di valori che devono essere condivisi da tutti, altrimenti la società diventa una società anarchica. Se nella società non c'è un nucleo di valori condivisi da tutti, si cade nell'anarchia. I diritti umani sono nati proprio con questa funzione. Pur prendendo atto della svolta in senso individualistico, che almeno ci siano dei diritti per evitare che dall'individualismo si passi all'anarchia assoluta. Quindi viviamo sì in un'epoca di individualismo, ma facciamo in modo che questo individualismo non sia tale da spazzar via anche un minimo di valori morali che siano indispensabili per la corretta coesistenza fra le persone. Quali sono questi valori che attraverso l'idea dei diritti umani si vuole salvare? Per evitare che il mondo vada completamente alla deriva, preso, corroso da questo soggettivismo esasperato. Ecco, questi valori che attraverso i diritti si vuole salvare sono soprattutto il valore della libertà, il valore della giustizia, il valore della sicurezza e tra i valori c'è anche quello della solidarietà. Se noi consideriamo la storia dei diritti, vediamo che questa categoria giuridica è servita proprio per, come dicevo prima, per iniettare nei rapporti economici, sociali, politici, giuridici, per iniettare questi valori, soprattutto la libertà. I primi diritti che sono stati rivendicati sono stati quelli della libertà. Attraverso questi diritti si intende combattere per esempio l'assolutismo politico. Dopo il Medioevo si creano in Europa degli stati che sono assoluti, che non lasciano all'individuo nessuna libertà, neanche la libertà di esprimere le proprie opinioni, neanche la libertà di esercitare, di scegliersi la propria religione. Lo sapete che in Germania gli individui, i cittadini erano costretti a professare la stessa religione che professava il loro principe. Non veniva riconosciuta a loro la libertà di scegliersi la propria religione, come avviene adesso in certe zone controllate dai fondamentalisti islamici, che non lasciano alle persone la libertà di scegliere la propria religione e se non si convertono all'islamismo vengono o fucilate o mandate a morte. Ecco, la libertà è un valore fondamentale. I diritti di libertà vogliono tutelare l'individuo da uno stato troppo oppressivo, uno stato totalitario, uno stato che non lascia all'individuo nessuna libertà. Poi, dopo i diritti di libertà, si è affermata un'altra categoria di diritti, diritti politici, che intendono affermare l'idea che l'individuo deve essere un elemento attivo nella vita politica e non solamente subire il potere, deve essere partecipe ai processi decisionali, quindi deve poter partecipare alla vita politica.
Ecco, come dice anche qui il vostro volantino, una gestione partecipata delle autonomie locali. Una gestione partecipata si ha quando si riconoscono ai cittadini diritti di libertà politica, diritti di libertà intesa come partecipazione attiva ai processi decisionali. Dopo i diritti di libertà, dopo i diritti politici, c'è stata una terza grande categoria dei diritti. Quindi se con i diritti di libertà si è inteso combattere contro l'assolutismo politico, se con i diritti di civili, di politici si è inteso combattere contro l'ingiustizia dell'esclusione dei cittadini dalla vita politica, poi si afferma, questo soprattutto nell'Ottocento, si afferma una terza categoria dei diritti che sono i diritti sociali. Diritti sociali intendono combattere soprattutto l'ingiustizia rappresentata dallo sfruttamento economico. Sono diritti che nascono parallelamente all'affermarsi dell'industria, l'industrializzazione che crea una classe operaia, genera il fenomeno di una classe operaia che viene sfruttata nel lavoro. E allora si cominciano a rivendicare questi diritti per far presente che la libertà non è solamente la libertà nei confronti dello Stato, non è solamente una libertà dentro lo Stato come partecipazione politica, ma è anche una libertà dal bisogno. Quindi diritti sociali per assicurare a tutti i cittadini nella società il necessario per poter svolgere una vita dignitosa. Quindi un lavoro dignitoso, assistenza in caso di malattia, assistenza in caso di vecchiaia, istruzione, non si può esercitare una autentica forma di libertà nella società senza un'adeguata istruzione. Come diceva Dante, l'uomo è fatto per fatti non foste a vivere come bruti, ma a seguire virtute e conoscenza. La conoscenza è un diritto fondamentale dell'uomo, quindi è un diritto sociale, diritto all'istruzione. Senza istruzione l'uomo non vive una vita dignitosa. La conoscenza è una esigenza ineludibile dell'uomo. Quindi se senza la libertà l'uomo non vive una vita degna, perché senza la libertà l'uomo si trasforma in uno schiavo, senza istruzione l'uomo vive una vita da bestia. Per vivere una vita autenticamente umana l'uomo deve essere libero e deve avere un'adeguata istruzione. Ora, l'istruzione, il lavoro, l'assistenza in caso di malattia, l'assistenza in caso di vecchiaia, sono diritti sociali che rappresentano una terza categoria di diritti, oltre a quelli di libertà e diritti politici, una categoria che si è affermata nella seconda metà dell'Ottocento e ha trovato la traduzione in ordinamenti giuridici costituzionali nella prima metà del Novecento, a partire dalla prima metà del Novecento. La prima Costituzione che riconosce i diritti sociali è quella della Repubblica di Weimar, la cui Costituzione risale al 1919, una Repubblica che era molto avanzata sotto il profilo delle idee giuridiche, ma che ebbe vita breve perché poi fu superata e cancellata dall'emergere del nazionalsocialismo e quindi dall'avanzata di Hitler.
Però poi i diritti sociali sono tornati nelle costituzioni dei paesi europei dopo la Seconda Guerra Mondiale. Anche la nostra Costituzione prevede non solo il riconoscimento non solo dei diritti di libertà, non solo dei diritti politici, ma anche dei diritti sociali. Ora, se facciamo un discorso sui valori che stanno a fondamento di questi diritti, vi dicevo che i diritti sono lo strumento attraverso cui oggi noi combattiamo le ingiustizie presenti nella società, ma le combattiamo anche perché i diritti sono uno strumento giuridico, sì, però è uno strumento che tiene il collegamento tra il diritto e la morale. Quindi i diritti hanno il loro fondamento in valori morali, quei valori morali che sono traducibili e realizzabili nella vita sociale, giuridica e politica, e che sono soprattutto la libertà. Come abbiamo visto, i diritti servono a garantire la libertà degli individui nella società, una libertà che può essere intesa in un primo senso come libertà dallo Stato, e che quindi diritti che combattono il totalitarismo politico, può essere intesa come partecipazione politica, quindi libertà di poter partecipare, e anche come libertà dal bisogno, quindi una libertà che si attua quando si promuovono quelle opportunità per tutti che garantiscano la libertà dal bisogno. Ai diritti sociali, alla realizzazione dei diritti sociali corrisponde poi una forma di Stato che ha trovato realizzazione nella seconda metà del Novecento in molti paesi europei, che è lo Stato sociale. Lo Stato sociale è quello Stato che si prefigge il compito di garantire i diritti sociali in modo prioritario, senza sacrificare i diritti di libertà. Quindi un primo valore è la libertà, il secondo valore è l'eguaglianza, i diritti servono a garantire una maggiore eguaglianza fra gli individui, quindi di cercare di impedire che nella società ci siano persone che vengano escluse e quindi che risultino ineguali rispetto agli altri. Sicurezza. Quando sono garantiti i diritti, tutti hanno maggiore sicurezza nella società. E soprattutto la solidarietà, che è il valore su cui mi vorrei soffermare alla fine di questa conversazione. La solidarietà è un valore importante e si attua soprattutto attraverso i diritti sociali. Sono soprattutto i diritti sociali che garantiscono oggi la possibilità di avere una società più solidale. Quando non esistevano i diritti, c'era la solidarietà nella società? Io direi di sì, c'era, ma trovava una via di realizzazione diversa. Trovava la realizzazione attraverso la via della morale. C'era una regola aurea della morale che diceva: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. È considerata la regola aurea della morale. E ha una versione in positivo, in negativo, e ha una versione in positivo. La versione positiva dice: fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In negativo dice: non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Questa regola morale serviva a garantire la solidarietà nella società. Fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi significa aiutarli in caso di bisogno, perché tutti desidereremmo essere aiutati in caso di bisogno dagli altri. Quindi questa regola stabiliva l'obbligo della solidarietà fra i cittadini,
E siccome il valore, siccome le norme morali non venivano messe in discussione, la cosa funzionava. Il problema è nato nell'età moderna, quando questi valori morali oggettivi sono stati respinti, rifiutati, sono stati considerati come delle invenzioni che non avevano nessun fondamento. E allora nell'età moderna la solidarietà ha preso un'altra strada di realizzazione, attraverso i diritti. Oggi noi abbiamo la possibilità di avere una società più solidale perché ci sono i diritti. Ma i diritti possono funzionare a determinate condizioni, come vi dicevo prima. Come il diritto può essere uno strumento di violenza se viene considerato come il diritto del più forte, se viene staccato dalla morale, oppure può diventare uno strumento di tutela del debole se rimane agganciato a una visione morale. Così anche i diritti, per funzionare nella società, devono tenere fermo il loro collegamento con questi valori morali. Se noi recidiamo il rapporto con i valori morali, con il valore della solidarietà, anche i diritti possono diventare lo strumento di affermazione di pretese soggettivistiche e individualistiche che non hanno nessun collegamento con i valori morali e con la solidarietà. Purtroppo il rischio c'è nella nostra società. Perché nella nostra società, caratterizzata da un individualismo sempre più esasperato, da un soggettivismo molto accentuato, adesso negli ultimi decenni abbiamo una società che sociologicamente può essere definita anche una società narcisistica. Qualche mese fa abbiamo presentato a Chieti un libro di un grande sociologo di Milano, il professor Cesareo, proprio dedicato al narcisismo. In questo libro viene portata avanti la tesi che la nostra società si sta sempre più trasformando in una società in senso narcisistico, dove il narcisismo rappresenta una specie di categoria sociologica sta a significare il comportamento. La logica comportamentale di quegli individui che non sono più capaci di stabilire delle corrette relazioni con gli altri, vedono solo il proprio io, vedono solo se stessi, perdono il contatto con il passato e il futuro, vivono solo esperienze istantanee e quindi vivono come degli atomi nella società. Non sono più capaci di relazioni basate sulla responsabilità, non sono più capaci di vedere le esigenze degli altri, vedono solo se stessi. In una società narcisistica, l'attuazione dei diritti morali e quindi l'attuazione di quei valori di libertà, di solidarietà attraverso i diritti umani diventa molto difficile. Allora, perché i diritti umani possano funzionare nella società, oltre a mantenere il collegamento con i valori morali, devono poter essere implementati in una società in cui il soggettivismo, il narcisismo, non è il valore fondamentale. Anzi, direi che i diritti umani, se intesi correttamente, servono anche a contrastare la deriva narcisistica della nostra società. Quindi hanno anche questa funzione, contrastare l'individualismo, il soggettivismo, il narcisismo. Però, ecco, dobbiamo tenere viva la cultura della solidarietà in cui i diritti possono funzionare. Se viene meno questa cultura della solidarietà, i diritti possono diventare uno strumento di affermazione di pretese individualistiche, cioè se i diritti li mettiamo in mano ai narcisisti,
trasformeranno i diritti in una categoria funzionale alle loro pretese. Allora cominceranno a rivendicare le cose più assurde come diritti, le pretese più assurde che di per sé non sono veri e propri diritti, ma sono solo espressione di loro desideri. Quindi tendono a trasformare i diritti e a farli coincidere con i loro desideri. Questa sarebbe la morte dei diritti, la morte della logica dei diritti di questa categoria giuridica. Per funzionare, invece, questi diritti devono essere fatti vivere, prosperare in una cultura che tiene desto il valore della solidarietà. Solo così possono diventare uno strumento di responsabilità, uno strumento di affermazione nella società di comportamenti responsabili. E vi posso dire che i diritti questo finora l'hanno fatto, tant'è vero che c'è stato ultimamente, negli ultimi decenni, un processo di specificazione dei diritti che ha trasformato i diritti da esigenze riferite così all'uomo in generale, diritti dell'uomo, a esigenze che tengono presente, che tengono ben presenti le esigenze di categorie specifiche della società, soprattutto le categorie più deboli. Se voi osservate la storia dei diritti, anche solo se vogliamo considerare la storia delle dichiarazioni dei diritti, troveremo che nel 1948 c'è stata una grande dichiarazione dei diritti che è stata quella dell'ONU, che si chiama la Dichiarazione Universale dei Diritti. Universale dei diritti. Ma poi dopo ce ne sono state tante altre. C'è stata la dichiarazione dei diritti, per esempio, del malato, la dichiarazione dei diritti del bambino, la dichiarazione dei diritti dei rifugiati politici, la dichiarazione dei diritti dei malati. Perché c'è stato questo susseguirsi di tante dichiarazioni? Perché i diritti hanno cercato di tutelare le esigenze non solo degli uomini considerati in generale, dire l'uomo significa dire una cosa troppo astratta, gli uomini vanno considerati nella concretezza delle loro situazioni di vita. L'uomo non esiste concretamente come uomo in generale, come un'idea astratta, esiste come uomo, come bambino, come donna, come malato, come consumatore, come rifugiato, come cittadino. E allora per ogni stato di vita in cui si trova l'uomo vanno previsti determinati diritti. Se si vuole tutelare la situazione concreta di vita dell'uomo che si trova in stati nel corso della sua vita, si trova a vivere stati di vita molto differenti, si può trovare a vivere lo stato del malato, lo stato del bambino, lo stato del rifugiato politico. Ecco, questo vi dice che i diritti nella cultura giuridica sono serviti a tutelare le persone che si trovano in una situazione di difficoltà, le persone che si trovano in una situazione di inferiorità rispetto alle altre. E questo perché sono rimasti collegati al valore della solidarietà. I bambini sono inferiori rispetto agli adulti, sono più indifesi. Hanno bisogno che venga loro riconosciuto un diritto particolare o diritti particolari. Il malato si trova in una condizione di inferiorità rispetto ai sani. Bisogna riconoscere ai malati diritti particolari. Gli anziani si trovano in una posizione di inferiorità rispetto agli adulti che possono ancora lavorare. Vanno riconosciuti diritti particolari, quindi attraverso il riconoscimento di diritti particolari si tutelano le categorie di persone che si trovano in una situazione di disagio particolare, in una situazione di inferiorità rispetto agli altri.
Questo fanno i diritti oggi nella nostra società. Ma se perdono il collegamento con i valori e vengono gestiti in una cultura in cui domina il narcisismo, rischiano di perdere questa loro valenza positiva nella società e rischiano di diventare tutt'altro, di essere asserviti solamente alla logica della libertà di scelta considerata assoluta, e quindi rischiano di diventare lo strumento per rivendicare qualsiasi pretesa, anche quelle pretese che non hanno niente a che vedere con i bisogni autentici di cui parlavamo prima. I bisogni autentici vengono collegati ai desideri staccati dai bisogni, e quindi perdono la loro valenza emancipatrice e possono risultare strumento di ingiustizia anziché strumento di tutela delle persone deboli e indifese. Ecco, mi avvio alla conclusione. Ho cercato di dirvi cosa sono i diritti, come possono funzionare nella società, quali sono alcune delle condizioni per cui i diritti possano svolgere una funzione positiva nella società e possano essere lo strumento di realizzazione di una società più solidale. Un'ultima riflessione sul rapporto tra volontariato etico e diritti. Ecco, un possibile collegamento tra la categoria dei diritti, così come l'ho presentata finora, e il volontariato etico passa proprio attraverso la solidarietà. Il volontariato etico, e mi piace questa parola etico perché sta a significare che il volontariato trova il suo fondamento negli stessi valori che costituiscono il fondamento dei diritti, soprattutto quello della solidarietà. Il volontariato si prefigge di realizzare una società più solidale, anche andando al di là della logica del diritto, mettendo a frutto energie che vanno al di là della logica del diritto. L'impegno gratuito, l'impegno basato non sulla ricerca del tornaconto, ma sull'impegno di aiutare gli altri, casomai quelli più svantaggiati, quelli che si trovano in una maggiore situazione di bisogno, quelli che si trovano in uno stato di inferiorità o di difficoltà o di disagio. Esattamente quello che cercano di fare i diritti, cerca di farlo anche il volontariato. Ma direi che il volontariato, i diritti mantenendosi dentro una logica giuridica, il volontariato casomai andando anche oltre la logica del diritto. Perciò io dico che i diritti, la logica dei diritti e la logica del volontariato sono due logiche che si integrano senza contraddirsi. Mirano allo stesso scopo, realizzare una società più solidale, però seguendo strade non perfettamente coincidenti. Casomai coincidono nello scopo, ma i percorsi sono un po' diversi. I diritti lo fanno attraverso la strumentazione giuridica, quindi attraverso i concetti giuridici, attraverso le procedure giuridiche, con quello che di buono e di cattivo hanno le categorie giuridiche e i processi giuridici. Il volontariato persegue lo stesso obiettivo, casomai andando anche oltre le logiche del diritto, seguendo strade che passano attraverso la gratuità, quella gratuità che invece è difficile attuare attraverso le norme giuridiche. Quindi, in conclusione, direi che i diritti umani e il volontariato etico
si integrano. Diciamo che non sono la stessa cosa, però si integrano e comunque coincidono nello stesso, nel perseguire lo stesso obiettivo, realizzare una società più solidale in cui anche coloro che si trovano in situazioni di inferiorità e di disagio possano sperare di essere aiutati. Sia il volontariato etico che i diritti umani in fondo intendono combattere la logica dell'egoismo individualistico, che è una logica presente nella nostra cultura. Vi faccio solo notare che esiste un autore che si chiama della fine del Settecento, un'età in cui l'economia si è costituita come scienza autonoma, si è staccata dalla morale, si è costituita come scienza autonoma, che ha scritto un libro sulla popolazione. Quest'autore si chiamava Malthus. In quest'opera parla di un banchetto, il banchetto. Questo banchetto vuole dire un'idea molto, molto ma molto cruda. Nel mondo non esistono risorse per sfamare tutti gli uomini della terra. E allora lui concepisce la società come un banchetto a cui partecipano solo alcuni, coloro a cui esistono delle risorse limitate che servono a sfamare solo una parte della popolazione. Questa parte della popolazione che può essere sfamata partecipa al banchetto. Tutti gli altri non solo non devono essere aiutati, ma devono essere esclusi, devono essere lasciati morire di fame. Solo così si risolve il problema della sovrappopolazione, della fame nel mondo, cioè lasciando morire tutti coloro che non possono partecipare al banchetto. Questo è l'emblema della logica dell'egoismo individualistico. Ecco, la solidarietà vuole combattere questa logica malthusiana. Esistono risorse nella terra che possono bastare per sfamare tutti. Il problema è solo quello di trovare il modo per far arrivare a tutti le risorse che pur ci sono. E le risorse possono arrivare a tutti se noi riusciamo a realizzare una società più solidale. Sia i diritti umani che il volontarismo, che il volontariato etico servono proprio a questo, perseguono questo fine, realizzare una società più solidale perché a ciascuno possa essere dato il suo, cioè la sua dignità, la sua vita fatta di valore, di riconoscimento in una società relazionale dove ognuno si deve prendere cura dell'altro e ognuno deve avere responsabilità nei confronti degli altri. Non voleva essere una lezione, voleva solo essere una serie di spunti. Adesso spero che ci sia una discussione per poter accennare o approfondire quei temi che ho potuto solo accennare in un discorso breve su un tema che richiederebbe invece molto più tempo.